Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Francavilla al Mare, alla foce del fiume Alento, dove questa mattina c'è stato il taglio del nastro, c'è stata l'inaugurazione della nuova infrastruttura portuale del comune di Francavilla, struttura che era già entrata in funzione parzialmente nell'estate come arena per gli eventi, adesso invece è a tutti gli effetti attiva anche per ospitare le imbarcazioni. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il porto turistico di Francavilla al Mare è da oggi una realtà. Questa mattina c'è stato il taglio del nastro dell'opera che rappresenta per la cittadina adriatica un vero e proprio salto di qualità e una infrastruttura strategica che permetterà un ulteriore sviluppo del turismo balneare e nautico lungo i 7 chilometri di costa. All'inaugurazione dell'opera hanno partecipato fra gli altri il presidente della regione Marco Marsilio ed il senatore Luciano D'Alfonso che da governatore aveva avviato con la sua giunta l'iter finale per l'opera. Sicuramente una bellissima notizia, sarebbe ancora più bella se non ci fossero voluti 20 anni per portare a termine quest'opera, se non ci fossero state inchieste fondate sul nulla, finite una bolla di sapone che hanno portato a 2 anni di sequestro di un cantiere che era quasi finito e che si è dovuto ricominciare da capo perché in quei 2 anni le opere si sono ammalorate. Insomma, è stato faticoso, si è dovuto passare attraverso ben 5 amministrazioni regionali prima di arrivare alla fine. Noi dobbiamo lavorare perché tutto questo non accada più e che un'opera pubblica pensata per il bene della città e dell'Abruzzo possa essere conclusa nei tempi giusti e a costi ragionevoli. Da domani l'impegno è quello di adesso aggiungere il resto, perché ora c'è l'approdo, bisogna completare i servizi a terra, bisogna completare tutto quello che possa rendere questo approdo competitivo, attrattivo e generare benessere ed economia per il territorio. E oggi è un giorno di festa, ma è un punto di partenza per Francavilla, finalmente quest'opera è funzionale. C'è ancora un lungo percorso da fare, però diciamo che il punto di partenza è quello di oggi. Oggi mi prendo il merito di aver fatto convivere su uno stesso palco il senatore Luciano D'Alfonso, che quest'opera l'ha finanziata, il governatore Marco Marsilio, che quest'opera insomma oggi l'ha inaugurata, e quindi vederli insieme e a ragionare sullo sviluppo futuro di Francavilla, ecco, questo è il percorso che la politica dovrebbe compiere a tutti i livelli. Assolutamente sì, in questa zona accadono molte cose. Ad esempio, il prossimo anno ci sarà il ponte ciclopedonale, che sarà un ponte che cambierà lo skyline di Francavilla, attirerà molti visitatori qui a Francavilla, unita al porto, alla nuova pista ciclopedonale che andrà realizzata nel lato sud. Insomma, è una Francavilla che si sta sviluppando verso il futuro. Voltiamo pagina. Sanzioni in Abruzzo da parte dei carabinieri del NAS di Pescara per il mancato rispetto dell'obbligo di Green Pass e per l'inosservanza delle normative relative al Covid-19. I controlli rientravano nell'ambito delle ispezioni disposte in tutta Italia da parte del Comando Carabinieri per la tutela della salute. In particolare nel centro di Pescara sono state sanzionate 4 persone all'interno di una pizzeria al taglio. Si tratta di 2 addetti della attività che erano in servizio senza mascherina, di un cliente che stava consumando al tavolo senza Green Pass e del titolare per non aver verificato il possesso della certificazione. Sempre in centro, in una sala scommesse, sono stati sanzionati un cliente sprovvisto della certificazione ed il titolare, sempre per omesso controllo. Provvedimenti analoghi nei confronti del titolare e di 2 clienti di una sala scommesse a Montesilvano. Andiamo avanti. Presentato questa mattina a Teramo il nuovo hub vaccinale al Parco della Scienza, destinato a sostituire quello di Colle Parco all'interno dell'università. Andiamo ad ascoltare il manager dell'ASL di Teramo, di Giosia, il direttore sanitario dell'ASL, responsabile per la vaccinazione anti-Covid, Brucchi, e il sindaco del capoluogo abruzzino, D'Alberto. Un hub importante che vede collocato appunto a Teramo, nella città capoluogo della nostra provincia, e sarà l'unico hub sia per la terza vaccinazione, per il completamento delle altre vaccinazioni, a cui si aggiunge appunto l'8-2 dell'ospedale, dove lì andremo a vaccinare i fragili e il personale medico. E
viene fatta nel segno di continuità, perché fino a domani vaccineremo negli altri hub e da lunedì inizieremo qui in maniera tale che vi sia continuità in un importantissimo servizio, in un'importantissima attività che noi dobbiamo svolgere, perché abbiamo constatato che è l'unico vaccinare è l'unico strumento per combattere il virus. Siamo fra le prime regioni in Italia, se guardiamo le dosi somministrate sulla popolazione, siamo credo i primi per quanto riguarda la scuola, avendo raggiunto il 100%, che è un risultato stratosferico. Ora è chiaro che c'è la terza fase, nella terza fase i medici di medicina generale, i farmacisti avrebbero dovuto giocare un ruolo determinante, però questo ovviamente c'è bisogno forse ancora un po' di tempo e ci è stato chiesto di affiancarli. Dietro indicazione dell'assessore Veri abbiamo rivisitato il numero degli hub a partire appunto proprio sia nella qualità che nella quantità, quindi sia negli aspetti proprio tecnici che anche nel numero. Abbiamo concentrato qui, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, fino a ieri con l'università che ringrazio, abbiamo appunto messo in piedi questo hub in una struttura che io conosco bene, che mi piace molto, e quindi sono proprio contento che è venuta molto bene. Chiuso l'hub dell'università, che ringrazio nella persona del rettore e di tutta la comunità universitaria, si partirà con l'hub al Parco della Scienza, e quindi offrirà uno spazio importante per le prossime settimane, i prossimi mesi. Speriamo di poterlo chiudere il prima possibile, perché vorrà dire che saremo usciti fuori dall'emergenza pandemica, ma questo significa che dovremo assolutamente completare la campagna vaccinale e muoverci tutti nel senso di responsabilità che ci ha contraddistinto in questo anno e mezzo, oltre un anno e mezzo. Il vaccino è l'unica strada, come dice il Presidente della Repubblica, per consentirci la libertà e per restituirci uno spazio di vita che sia fuori dall'emergenza pandemica. Ed ora continuiamo il nostro viaggio nei comuni prossimi al voto amministrativo. A Penne andiamo a conoscere la proposta del candidato sindaco Angela Pizzi e della sua lista Penne Prossima. L'intervista è di Stefano Recanati. Sono due i problemi principali che attanagliano la città di Penne e che attanagliano da tanto tempo negli ultimi anni. Uno è quella della sanità, ospedale San Massimo, due è quella della Brioni e dunque il lavoro. Avete letto tutti quanti che è stato da poco deliberato, approvato il progetto, quindi il finanziamento di quasi 15 milioni di euro per ristrutturare l'ala vecchia dell'ospedale. Beh, il nostro obiettivo è quello di poter riempire a lavori ultimati quest'ala con delle eccellenze. L'ospedale di Penne deve tornare ad operare nell'eccellenza. È chiaro che non possiamo fare i miracoli, noi non vogliamo promettere cose non realizzabili. Il decreto Baraldi ha dato l'opportunità all'ospedale di Penne di avere dei reparti aperti, alcuni sono stati chiusi, quelli chiusi noi non intendiamo per il momento mettere bocca, perché è una legge nazionale recepita dalle leggi regionali, quindi è veramente fantasioso per un comune pensare di poter stravolgere questa realtà di fatti, ma quello che possiamo fare è proprio partire dalla legge, partire da ciò che la legge ci consente, ma garantire ai cittadini che quei reparti siano funzionali al 100%. Capitolo Brioni, purtroppo c'è una vertenza che peserà gravemente anche sull'indotto economico di tutta la cittadinanza. Quello che noi vogliamo è soprattutto ribadire il fatto che il marchio Brioni ci appartiene fortemente, quindi benché l'azienda sia appunto un'azienda privata che detta leggi e segue le leggi dell'economia e del commercio, noi dobbiamo fare in modo che questo marchio sia fortemente difeso, anche perché la Brioni, che ha portato Penne non solo ad essere protagonista nelle principali città d'Italia, ma anche nel resto del mondo. Quindi se noi avessimo la possibilità di viaggiare, troveremo un negozio Brioni che occupa e che popola le principali città del mondo. Questo per noi deve essere un motivo di forte attaccamento. Quello che può fare il comune qual è? Intanto essere vicino ai lavoratori e cercare di trovare delle strategie, delle soluzioni che in qualche modo possano rallentare questo processo di declino. Tema che sicuramente sarà caro al candidato Angela Pizzi è quella delle scuole. Anche qui il comune di Penne negli anni ha avuto seri problemi, sappiamo, di scuole e di aule inagibili. Ecco, che cosa si può fare questo? Ci sono qui sul territorio tante scuole, soprattutto le due scuole degli istituti comprensivi, che necessitano di una struttura adeguata. Penso ad esempio alla Mario Giardini, quindi c'è stato già il progetto finanziato dal Comune di Penne per la costruzione e la realizzazione della nuova scuola della Mario Giardini. Noi continueremo a perseguire questa scia, quindi continueremo a monitorare affinché i lavori inizino presto per l'abbattimento dell'istituto della Mario Giardini in via Caselli e per la ricostruzione dello stabile
sempre in via Caselli, quindi in centro. E a proposito di elezioni amministrative, vi ricordo ancora l'appuntamento con l'appello del candidato che ripartirà la prossima settimana a partire da lunedì con la puntata su Francavilla, sempre alle 19.35 a cura del nostro Stefano Recanati. Proseguiamo con il telegiornale, come vedete dal titolo passiamo al nuovo polo logistico di Amazon in costruzione a San Salvo. Andiamo a vedere il taglio del nastro che c'è stato nel pomeriggio di ieri e la visita delle istituzioni al cantiere nel servizio di Pino Cavuoti. Prevediamo 1000 assunzioni a tempo indeterminato a 3 anni dall'apertura, senza considerare tutto il lavoro generato anche dall'indotto. Amazon Italia apre la visita del cantiere alle autorità civili e militari per il taglio del nastro, mentre i lavori proseguono a buon ritmo a San Salvo. Il 2022 è dietro l'angolo, a diversi mesi dall'inizio della trasformazione di quello che una volta era l'autoporto, l'amministratore delegato di Amazon Italia Logistica, Salvatore Schembri Volpe, fa gli onori di casa al prefetto Armando Forgione, al sindaco Tiziana Magnacca, al presidente della regione Marco Marsilio e al questore Annino Gargano. Amazon Italia opera con 8 centri di distribuzione, 30 depositi e 2 centri di smistamento, con 12.500 dipendenti diretti ai quali si aggiungeranno nei prossimi 3 anni i 1000 di San Salvo. Abbiamo aperto una finestra sul futuro, una speranza per questo territorio. Sappiamo che siamo alla frontiera del commercio e anche delle attività produttive così come si sono voluti negli anni, ma sappiamo di aver fatto una scelta giusta. Ci auguriamo che da questo investimento nascano altre nuove, speriamo tante, opportunità. Questo rappresenterà un centro di distribuzione all'insegna dell'eccellenza di quelle che sono i nostri investimenti in tecnologie, in sostenibilità, in sicurezza e soprattutto sono certo, così come in tante altre realtà a livello nazionale e internazionale, che creerà valore. Cambiamo argomento, adesso torniamo ad occuparci della soppressione dei piccoli tribunali, parliamo di Avezzano Sulmona, Vasto e Lanciano. Proprio nella Marsica e proprio la Marsica guida la rivolta contro questa decisione che penalizzerebbe i territori periferici dell'Abruzzo e non solo, perché è una riforma che riguarda tutta Italia. A tal proposito andiamo ad ascoltare l'intervista all'avvocato Leonardo Cascere, che è stato anche all'interno della macchina amministrativa del comune di Avezzano, avvicinato da Gioia Chiostri. Ho qualche perplessità sul fatto della partecipazione popolare. Tutto questo perché vuole essere una provocazione, però sono dei dati di fatto che io rilevo dal 2012, quando cominciamo la battaglia per il Tribunale per cercare di trovare una soluzione che non fosse quella della soppressione, notammo che inizialmente ci fu una mezza rivolta di popolo, poi successivamente rimanemmo in pochi, convinti tutti che il Tribunale è degli avvocati. No, il Tribunale è dei cittadini, anche degli avvocati, questo è il principio di fondo. Quindi il dubbio che io ho sollevato sul fatto che gli altri potrebbero essere d'accordo con noi è un dubbio legittimo, perché ripeto, è l'esperienza che me lo dice. Io spero questa volta che vi sia una rivolta popolare tale da poter dire basta, perché sopprimere un tribunale oggi qui ad Avezzano, e parlo del tribunale di Avezzano che conosco molto meglio degli altri, che ha un carico di lavoro rilevantissimo, ma soprattutto l'incidenza della soppressione del tribunale sarà sull'indotto, perché l'economia subirà un forte salasso per tutto il territorio marsicano. E i marsicani, una volta eravamo nec sì nec contra, oggi mi pare che ci siamo tutti adeguati a questa situazione e cerchiamo di far morire il tribunale in silenzio. L'avvocato Cascere questo non lo farà e state certi che risaliremo sulle barricate. Comune e Regione stanno facendo delle mosse sufficienti per permettere la vita? Sì, ogni iniziativa ha sempre un valore, però resta un dato di fatto che non vedo movimenti decisi, perché la decisione è fondamentale. La Regione avrebbe avuto una grande possibilità di salvaguardare tutti e quattro i tribunali nel momento in cui avesse applicato la norma del 2012, cosa che non è stata fatta regolarmente. C'è uno spreco di denaro in ogni cosa, però per fatti di questo genere non vi è nessuna attenzione. Purtroppo abbiamo una politica e dei rappresentanti politici che non hanno quella caratura giusta. Io dico sempre a tutti gli avvocati, e io sono un uomo di destra, dico che se avessimo avuto un Renzi il tribunale sarebbe stato salvato. Noi abbiamo
adesso un'opportunità. Io ritengo che la proroga sia un palliativo che non ha significato né valore. È qualcosa in più, però non ha il significato vero. Noi dovremmo agganciarci adesso a quel disegno di legge proposto da una grillina, non ricordo il nome, la quale dice: sopprimiamo quella norma del 2012, riapriamo già i tribunali soppressi perché i tribunali accorpanti sono intasati completamente. A quella aggiungiamo che non vi è stato alcun risparmio di spesa, ragion per cui eliminiamo quella norma e restituiamo anche gli altri tribunali. Questa è la strada da perseguire. Cambiamo argomento, si è appena conclusa la prima fiera del benessere realizzata a Teramo, a Porta Romana. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Abruzzo Regione del Benessere. Vediamo il servizio. Si è conclusa a Teramo con successo e presenza di visitatori la prima fiera mercato del benessere. L'evento ha inaugurato il progetto regionale Abruzzo Regione del Benessere, che ha scelto il capoluogo abruzzino come la prima città da cui partire. Il programma si pone l'obiettivo di contribuire in maniera attiva all'attuazione di strategie volte al miglioramento della qualità della vita e della comunità dei cittadini abruzzesi. Quando noi parliamo di benessere, cosa vogliamo dire? Questo è un concetto che abbiamo elaborato un po' nel tempo, partendo dal tema dell'educazione ambientale. Non limitare l'educazione dei ragazzi alla tutela dell'ambiente infine a se stessa o magari circoscritta in un ambito ben preciso, ma estenderla a quella che è un'educazione a 360 gradi della persona. Interessante è partecipata alla mostra di espositori e produttori che si è tenuta a Porta Romana nei due giorni dedicati ad alimentazione e benessere. Ci piace far capire al pubblico da dove ci proviene la pasta e quello che mangiamo. Qual è una giusta strategia del benessere? Benessere vuol dire investire in modo sostenibile e consapevole in economia, nel turismo, nella conoscenza, nella formazione, nella ricerca, in tutti quei driver di sviluppo. Investire nel benessere significa strutturare una nuova visione di territorio e di regione. Si può fare una buona impresa con il turismo e il benessere? E non solo si può, si deve fare, perché la nuova strategia che la Regione ha imboccato è quella di denominare l'Abruzzo come Regione del Benessere. Secondo me è un ottimo quadro per far sviluppare ancora di più le attività turistiche del territorio. Quello che si vuole adesso fare è creare delle figure che possano testimoniare questa nuova filosofia, che secondo me è molto utile e sarà vincente per il turismo abruzzese, che possano diffondere e possano testimoniare presso tutte le imprese della filiera del turismo, e per queste intendo dire gli alberghi, i ristoranti, i campeggi, tutte le attività turistiche in generale, che possono trarre un grosso sviluppo da questa nuova strategia. Questo è il servizio di Tania Bonici Castelli. Proseguiamo con il telegiornale, perché oggi e domani si svolgerà la manifestazione Vivai Aperti, con visite guidate e workshop nelle aziende florovivaistiche d'Abruzzo. Vediamo il servizio. Alla scoperta di più di 30 aziende florovivaistiche della provincia di Chieti e Pescara, apriranno eccezionalmente i loro spazi oggi e domani per visite guidate ai luoghi di produzione, workshop gratuiti sulla cura delle piante e possibilità di acquisti anche nelle aziende normalmente chiuse al pubblico. Un'occasione unica per scoprire le novità del vivaismo abruzzese, ricco di eccellenze e sempre orientato verso l'innovazione, con le migliori aziende vivaistiche delle province di Chieti e Pescara. La manifestazione Vivai Aperti 2021 è una iniziativa promossa da Camera di Commercio Chieti Pescara, Assoflora e Arfa. E questa è un'iniziativa che porta ad avvicinare il consumatore abruzzese e non alle attività che sono qui in Abruzzo. Non abbiamo niente da invidiare alle altre attività florovivaistiche in Italia e all'estero, perché abbiamo l'eccellenza in assoluto di giovani piante e piante ornamentali qui in Abruzzo. Diciamo che questo avvicinamento degli abruzzesi nei luoghi di produzione serve anche per far capire loro la qualità
delle piante che noi produciamo, qualità intesa come riuscire a produrre diciamo in maniera sostenibile, riuscire a produrre senza utilizzare grossi quantitativi di antiparassitario o di concimi, recuperare l'acqua piovana, recuperare il concime che noi utilizziamo, tutto per evitare quello che noi possiamo fare di danno alla nostro ambiente. Presidente, il settore è in forte ripresa dopo il periodo dell'emergenza sanitaria, questo è sicuramente un dato positivo. Beh, il contraccolpo l'abbiamo preso anche noi, però giustamente anche con, come dire, con la piattaforma internet si è riusciti a soddisfare le esigenze dei nostri consumatori. L'attività si è capito anche da parte loro e questa è una manifestazione, un evento che porta ad aumentare questa richiesta e questa necessità di verde in casa e nei nostri giardini. Siamo arrivati allo sport con il calcio di Serie C in primo piano, il pareggio con la Vispesaro deve servire da monito, ma domani oggi il Pescara affronta una Viterbese in difficoltà. Per i biancazzurri è una ghiotta opportunità per mantenere la vetta della classifica ed iniziare così l'imminente Tour de Force. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. 7 partite in un mese, il campionato di Serie C accelera la frequenza degli impegni e il Tour de Force scoprirà ancor di più le carte sulla consistenza del Pescara e delle sue avversarie per la vittoria finale. Per una fase non decisiva ma comunque saliente della stagione, il tecnico biancazzurro Auteri non appare preoccupato dallo stop di Pompetti, oltre a quelli di Bocic e Chiarella, e dalle minori rotazioni a centrocampo. Abbiamo recuperato bene Giambò, c'è Valdifiori e c'è Sanogo, quindi non credo che ci sia un'emergenza. E poi devo dire che sia Memusciai che Rizzo stanno bene dal punto di vista fisico, quindi no, non ci sono problematiche particolari. Certo che da domani si comincia a giocare 3 partite in 7 giorni che sono molto importanti, probabilmente ci sarà necessità di ruotare qualcosina, ma per adesso pensiamo soltanto alla partita di domani, che è quella più immediata. Sta bene in grosso dopo il problema alla spalla riportato domenica scorsa. Auteri dovrebbe confermarlo, altrimenti toccherà il match winner col Montevarchi, Frascatore. In mezzo si riparte dalla coppia Memusciai Rizzo, in avanti è recuperato Clemenza, ma Galano è in chiaro vantaggio. Il Robben delle Puglie e Dursi saranno ai fianchi del centravanti, ruolo per il quale sono in rialzo le quotazioni di De Marchi, che deve però guardarsi da Rauti e Ferrari. L'organico della Viterbese non è un organico che voglio dire merita questa classifica, ha un contenuto totalmente diverso come livello. Ha fatto anche delle buone gare in questo inizio di campionato alla Viterbese e probabilmente ha raccolto anche meno, questo noi lo sappiamo, abbiamo analizzato le loro partite e non avremo di certo, ma nessuno se lo può poi permettere, un atteggiamento come, cioè superficiale oppure dovuto, oppure, ma non esiste proprio, le partite si giocano in campo e si vincono in campo. Noi abbiamo un'idea di gioco e chiaramente poi la adeguiamo a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario e che possiamo cambiare ogni volta, cambiamo non atteggiamento, il nostro filo conduttore è sempre quello, quindi cercheremo di mettere la partita sui binari dell'intensità, della velocità, della pressione e del gioco veloce. Bisogna gestire bene le transizioni negative. Ultima in classifica e reduce da 3 stop di fila, la Viterbese è in difficoltà e la panchina di Dalcanto vacilla nonostante la fiducia rinnovata da parte della società. Rientra il difensore Martinelli e quasi certamente sarà confermata la difesa coi 3 centrali utilizzata da 2 partite con il fratello d'arte D'Ambrosio, l'olandese Van der Velden e Martinelli. In attacco possibile la soluzione del trequartista con 2 punte anziché il tridente, e quindi Enrico alle spalle di 2 tra Volpicelli, Capanni e Murillo. Noi oggi abbiamo bisogno di tentare di andare a fare un risultato positivo con tutte le forze che ci abbiamo, quindi siamo concentrati principalmente su questo. È una partita da... Io così su 2 piedi ti direi da grandi nel senso da giocatori comunque con una certa esperienza, perché andiamo a affrontare una squadra forte che tanti giovani non ne annovera, quindi è giusto che anche i vecchi nostri tra virgolette si prendano le proprie responsabilità.
E alle 17.30 secondo impegno in casa consecutivo per il Teramo contro l'Imolese, gara complicata ma che il Diavolo deve provare a vincere per quello che sarebbe il primo successo in campionato. Guidi senza Mungo a centrocampo, al suo posto dovrebbe giocare Rossetti, in difesa a sinistra rientra Rillo e c'è un ballottaggio tra Bois e Azmanov per la corsia di destra. Ascoltiamo i due tecnici Guidi e Fontana nella presentazione della gara di questo pomeriggio. Secondo me chi delle due squadre saprà giocare in maniera più abile dal punto di vista tecnico e soprattutto la squadra che sarà più brava nel pressare. Ed è chiaro che quando vuoi fare... Io parlo proprio di fase difensiva. Il pressing è un'azione difensiva, collettiva. E quindi chi saprà pressare meglio, secondo me, avrà tanta possibilità di portare il risultato dalla propria parte. Ed è per questo che c'è bisogno di giocatori che possano dare il 100% e soprattutto che abbiano grandissima intensità e abilità nel portare sia il contrasto per recuperare la palla, oppure grande capacità di pressione per tenere la palla chiusa e evitare verticalizzazioni o cambi gioco della squadra avversaria. E poi ho due dubbi sugli interni di centrocampo. Non ne hai davanti? No, non fa parte di noi ragionare sui singoli. Noi l'arma vincente è la squadra. Se noi riusciremo a giocare da squadra come spesso abbiamo fatto, siamo convinti di poter mettere in difficoltà chiunque. Riusciamo ad essere forti con i forti. Nel momento in cui anche solamente uno è scollegato, allora ci può far male chiunque, anche squadre che magari hanno meno blasone. Quindi l'arma vincente è sempre la squadra in maniera collettiva e saper interpretare in maniera collettiva entrambe le fasi di gioco. Ma è ovvio che ogni partita è diversa, sicuramente come filosofia di gioco si avvicina a quella che è la nostra struttura, anche se devo aggiungere che attualmente il Teramo si trova in una condizione di classifica che non è pari alla sua capacità tecnica e organizzativa, perché a mio avviso è un po' in ritardo, ma sicuramente non per mancanza di volontà dei giocatori del Teramo, della squadra del Teramo, ma perché comunque le partite oggettivamente hanno avuto un indirizzo dove non hanno restituito quello che meritavano in campo. Quindi ritengo sia una squadra assolutamente forte e competitiva per l'alta classifica, e oggi i due punti stanno a significare poco rispetto a quello che è l'attuale valore della squadra e del loro allenatore, per cui è una partita da prendere con le molle, perché ripeto, ci sono grandissime individualità come c'è una grande organizzazione anche di gioco, per cui bisogna fare molta attenzione. Di fatto questa è una gara che avresti potuto giocare, ti chiedo se è vero, avresti potuto giocare sulla panchina opposta? Sì, va bene, c'è stata una chiacchierata anche con il direttore, ma è chiaro che ha condiviso con me il percorso che abbiamo fatto insieme a Caserta, un direttore che io conosco ormai da tantissimo tempo, quindi una chiacchierata c'era stata, ma... Poi insomma c'è stata la chiamata del presidente qui a Teramo e non, mentre aspettavamo la risposta del ricorso della Casertana, e nel momento in cui mi ha chiamato il presidente la priorità è sempre stata il Teramo. Lasciamo il calcio, ora la pesca sportiva Pescara ospiterà i campionati italiani drifting 2021, manifestazione in programma dal 30 di settembre al 2 di ottobre, come da regolamento sarà obbligatorio rilasciare il pesce vivo in mare e una cinquantina di equipaggi in gara. Vediamo il servizio. 40 equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia si contenderanno il titolo di campione italiano di pesca specialità drifting nel 36esimo campionato in programma a Pescara dal 30 di settembre al 2 di ottobre. La cerimonia di inaugurazione dell'evento ci sarà giovedì all'interno dell'anfiteatro del Marina di Pescara, che accoglierà i campionati italiani. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha disciplinato il campionato con prescrizioni volte a tutelare l'incolumità
comunità del pescato che deve rimanere in vita. Infatti è obbligatorio rilasciare il pesce vivo in mare e devono essere utilizzati ami senza ardiglioni per facilitare le operazioni di liberazione del pesce. Il tempo massimo di combattimento è di 30 minuti per consentire una liberazione sicura e deve essere utilizzato materiale non acciaioso per facilitarne lo smaltimento. Gli equipaggi ammessi al 36esimo campionato italiano sono quelli saliti sul podio dei precedenti campionati italiani e provinciali del 2019. Ciascuno è composto da 4 o 5 atleti, di cui uno ha il compito di ispettore di bordo. La gara si svolgerà in una prova unica divisa in due, la prima venerdì 1 ottobre, la seconda sabato 2, salvo variazioni o annullamenti dipendenti dalle condizioni meteomarine. La durata massima di ogni prova è stabilita in 7 ore, con partenza alle 8 e rotta di ritorno alle 15 verso la base del Marina di Pescara. I vincitori del campionato italiano assoluto drifting 2021 avranno diritto a partecipare al campionato mondiale di pesca drifting che si svolgerà sempre in Italia. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.